Siamo alla fase finale di questo progetto che è noto come 30 metro e agisce sulla periferia della conurbazione metropolitana, laddove sono allocati i maggiori insediamenti ormai dismessi nel periodo pre-crisi e di piena crisi in seguito alla delocalizzazione di molte attività. Reputo fondamentale che la politica debba ormai occuparsi del recupero e della riallocazione di queste realtà, che possono essere anche un volano per la crescita e lo sviluppo economico del nostro territorio. Abbiamo fatto questa sorta di progetto che nasce da una mia idea, che si basa su criteriologia tecnico-scientifica e valuta i siti in base a determinati punteggi ed indici di competitività che sono stati attribuiti senza nessun accordo politico, ma che vogliono portare sul nostro territorio investimenti seri e che possano restare nel tempo e soprattutto inserirsi in un contesto produttivo valido. Proprio per questo noi in questa piattaforma georeferenziata, che poi mostreremo al mondo in lingua inglese, cinese, russo e italiano, diremo quali sono tutte le caratteristiche dei siti che sono stati individuati, i vari contesti, la presenza o meno di infrastrutture, e questo farà in modo di pervenire ai migliori 30 che potranno far parte di questo catalogo promozionale in quattro lingue che noi proporremo al mondo.